Non saranno bottiglie memorabili. L'annata 2014 sarà ricordata come eccezionale, ma non per la produzione, che supera ampiamente l'esame della qualità, ma è ben lontana dall'eccellenza. Colpa del tempo, che è così piovoso, non si ricorda a memoria umana e che ha come conseguenza non solo un calo zuccherino, ma anche un'aggressività fungina eccezionale. È paradossale dirlo, però eravamo partiti a giugno con una situazione che sembrava invece ottimale. C'erano i presupposti per veramente viaggiare a vele spiegate. Poi invece purtroppo dalla fine di giugno, tutto il mese di luglio e anche questo inizio di agosto, cosa è successo? È successo che le abbondanti precipitazioni hanno cambiato radicalmente la situazione in vigneto. L'appuntamento tradizionale con le previsioni di vendemmia a Veneto Agricoltura non è la solita occasione di festa. L'ospite d'onore è un meteorologo dell'ARPAV che sciorina dati che confermano quello che ormai è chiaro a tutti. Finora il 2014 è stato un anno di piogge eccessive e temporali violenti che hanno messo a dura prova le coltivazioni. Anche se l'estate scoppiasse di colpo, l'andamento della vendemmia è già delineato. Sarà un'annata abbastanza normale, senza grandi punte di eccellenza, però insomma con delle uve che nei casi in cui il viticoltore è riuscito a mantenerne l'integrità avranno una discreta gradazione zuccherina e sono andato una buona acidità. Forse qualche dubbio potrà esserci per le varietà più tardive, però direi che anche in questo caso ormai i giochi sono abbastanza fatti, mancano 4 settimane, 5 alla vendemmia, e per cui quello che la maturazione ormai si è indirizzata verso un certo senso. Situazione a macchia di leopardo con Belluno che raccoglierà grappoli più carichi e rigonfi, Padova che supererà la soglia delle 700 tonnellate anche in conseguenza di nuovi impianti che sono una costante per tutte le province venete e che conquista il record della superficie vitata coltivata biologicamente. Rovigo, unica provincia a registrare una riduzione della produzione, Treviso anticipa la vendemmia con una stima che sfiola i 5.000 quintali. Venezia, dove l'eccessiva piovosità andrà a discapito della capacità zuccherina delle uve. Ad ovest di Verona, così come in una parte del Vicentino, le grandinate hanno danneggiato parte della produzione. Sulle colline invece la raccolta dovrebbe attestarsi nella media. L'umidità eccessiva va a discapito delle varietà precoci, mentre la Garganega nel Vicentino prevede un'annata abbondante simile al 2013.